Ciao lettrici e lettori, benvenuti su Miss Fiction Books. Io sono Tiffany e oggi è il giorno in cui io perderò tutti i followers. No, in realtà io spero vivamente di no, ma questo video ha bisogno di un sacco di premesse, perché oggi parliamo di Cassandra Clare. Allora, io non ho mai nascosto la mia antipatia, barra il mio disprezzo, potremmo chiamarla in maniera carina, per i suoi libri. Non è una cosa che ho mai nascosto ed effettivamente ho sempre notato che ogni volta che io dico questa cosa, automaticamente partono dei pollici in basso o mi arrivano dei commenti negativi. Però, secondo me, è una cosa che non è mai stata fatta veramente su YouTube, o almeno su YouTube Italia, è una vera e sana critica dell'opera della Clare. Sembra quasi una di quelle opere un po' intoccabili. Cioè, e io da un lato capisco anche perché non siano stati fatti video un po' concreti sull'analisi di tutto il mondo relativo a Shadowhunters. Credo che sia abbastanza rischioso parlarne perché la fanbase di Shadowhunters è veramente molto forte, è veramente molto agguerrita e diciamo non reagisce bene alle critiche. Invece, quello che io vorrei proporvi oggi è un'analisi seria di tutte, cioè, tutte. Ho dovuto fare una selezione su 8 pagine di appunti, ho dovuto nascondere alcune cose perché sennò sarebbe venuto un video enorme. Comunque, vorrei fare una sana critica di tantissimi aspetti, secondo me problematici, ma non solo. Ci sono cose, secondo me, anche abbastanza gravi, incoerenze o aspetti che magari possono risultare datati, sbagliati da rappresentare, soprattutto perché parliamo sempre di un pubblico di riferimento molto giovane. E so che è una serie amatissima, quindi se siete fan di Shadowhunters, io tra l'altro vi invito a seguire questo video e piuttosto che scrivermi sotto delle ingiurie oppure reagire con dei pollicini in basso, che secondo me serve molto a poco, vi invito a commentare, vi invito a scrivermi e a spiegarmi quello che io vi sto ponendo secondo un'ottica, secondo me, negativa e sbagliata, invece per come lo avete visto voi, qual è la vostra interpretazione e invece perché ad esempio lo avete amato molto, ok? Penso che il dialogo costruttivo sia molto più efficace che il dialogo tramite la guerriglia internettiana, che secondo me non serve assolutamente a nulla. In fondo io cercherò di esprimere la maggior parte delle mie opinioni, a parte con un po' di ironia, nella maniera più rispettosa possibile, perché quello che vi sto dicendo non riguarda in alcun modo l'autrice. Non ce l'ho personalmente con Cassandra Clare, non è neanche una persona che stimo e vi spiegherò subito prima dell'inizio del video perché ho delle problematiche anche con lei come autrice. Dall'altro lato, però, quello che io andrò a criticare è la sua opera, quindi quello che ne è il risultato e non assolutamente la sua persona. Magari è una persona carinissima e simpaticissima, con cui è un piacere fare delle chiacchiere, con cui magari mi andrei anche a bere dei cicchietti al bar qua sotto, però quello che io vado un attimo ad analizzare invece è assolutamente il suo lavoro e quelle che secondo me sono le cose che proprio mi fanno accapponare la pelle. Sono già molto preparata a ricevere un sacco di pollicini in basso, non è questo che mi preoccupa, però secondo me è anche giusto sfatare alcuni miti. Non esistono degli autori intoccabili, tranne Leigh Bardugo. No, nel senso, esistono, secondo me, nulla è intoccabile, anzi, proprio perché questa serie è molto amata ed è molto diffusa, è giusto fare un punto. Quindi, bando alle ciance, iniziamo perché ho davvero tantissimo di cui parlarvi. Non so neanche se verrà un video unico, sarò costretta a dividerlo in 2 parti per via della lunghezza, perché veramente ho preso un sacco di pagine di appunti. Allora, questa analisi si dividerà in diversi punti. Prima vi farò una breve introduzione sulle mie problematiche relative proprio all'autrice, quindi a Cassandra Clare in persona, che però voglio staccare da tutto il resto, perché poi andrò a analizzare la sua opera, quindi tutto l'universo Shadowhunters, chiaramente concentrandomi principalmente su The Mortal Instrument, ma avendo dei riferimenti anche con The Infernal Devices e con At the Dark Artifices, che sono le 2 serie, il prequel e quello che potremmo dire il sequel. Quindi, premessa iniziale: ci sono degli aspetti che secondo me
sono molto controversi riguardo a questa serie, anche partendo da Cassandra Clare. Cassandra Clare, quando uscì la serie, diciamo, fece una cosa che secondo me è inaccettabile da parte di un autore, nel senso che quando su Goodreads iniziarono, ma anche su diversi blog, non solo su Goodreads, iniziarono a circolare le prime recensioni sulla città di Ossa, credo che fosse assolutamente riferito soprattutto al primo, ovviamente come in tutti i libri le reazioni possono essere molto positive, positive, negative o molto negative. Lei adottò una tecnica, secondo me, assolutamente inaccettabile da parte di un autore, nel senso che tutte le reazioni negative ai suoi libri vennero commentate sia da lei inizialmente che da, diciamo, i suoi seguaci. Quindi lei fece quella cosa odiosa che secondo me è scagliare la propria fanbase contro le persone che commentano negativamente, anche in maniera molto puntuale, molto seria e sicuramente non offensiva, però criticando ovviamente gli aspetti considerati problematici di un'opera, lei scagliò contro tutta la fanbase e in prima persona si mise proprio contro queste recensioni, scrivendo dei commenti aberranti, veramente molto aggressivi, estremamente ricattatori, estremamente violenti verbalmente, perché praticamente lei iniziò un po' a minacciare tutte queste persone di controversie legali, iniziò a minacciare tutte queste persone di non capire niente, di venire bannati dai siti, di avere la possibilità di poter lanciare contro talmente tante persone che avrebbero portato talmente tanta negatività a questi profili, a questi blog, eccetera, da distruggerli. Personalmente io penso che questa sia una cosa assolutamente inaccettabile, lo ripeto, per me è inaccettabile da parte di un autore, perché io capisco che l'opera sia un po' come un bambino per un autore, qualsiasi cosa noi produciamo, io faccio la fotografa, ogni fotografia che produco, se viene criticata, è un po' come se criticassero me in primis, è un po' come se criticassero anche un figlio, cioè è un po' un rapporto strano perché è una parte di te e ti rappresenta per alcuni versi e quindi è normale che uno sia sensibile nelle critiche che riceve, però ci sono secondo me diversi modi con cui confrontarsi con le critiche, cioè quello ovviamente rinne che rinnega ogni tipo di critica, no, assolutamente hai sbagliato, non capisci niente, e anche quello magari un po' più violento, non osare dirmi queste cose, come ti permetti, chi sei, non capisci niente, quindi è un rifiuto anche che vada ad attaccare la persona dall'altra parte. Dall'altro si può provare ad ascoltare, a spiegarsi e magari a cercare di trovare un punto in comune. Guarda, capisco che questo sia il tuo punto di vista, non era quella la mia intenzione, oppure ho cercato questo per spiegare determinate cose, però insomma c'è modo e modo per affrontare le critiche. Essendo un'autrice, quindi avendo dal tuo lato, diciamo, una posizione di superiorità, tutte queste minacce, secondo me, sono, ripeto ancora una volta, qualcosa che un autore non si dovrebbe mai permettere di fare nei confronti di chiunque lo critichi. Io capisco che le critiche, soprattutto quelle negative, sono difficili da digerire, difficili da accettare spesso. Ma questo non giustifica in alcun modo l'aggressività e anzi il bullismo digitale, che è quello che fondamentalmente ha fatto la Claire. Ovviamente tutto questo è sparito da internet, tranne che su tantissimi blog che sono riusciti a screenshottare e a pubblicare articoli. Tutto quello che io trovo ve lo linko giù, così potete seguire anche proprio di preciso ciò che è successo. E vedrete che le frasi di Cassandra Clare, secondo me, non sarebbero proprio neanche da considerare degne di un autore, di un'autrice che pubblica libri per ragazzi proprio. E questa è la mia prima problematica personale nei confronti di Cassandra Clare. La seconda, che secondo me è addirittura più grave, è quella di plagio. Ovvero, partiamo da un presupposto. Secondo me l'idea alla base di Shadowhunters è geniale, è molto interessante perché ti dà la possibilità di espandere l'universo continuamente, perché tu prendi delle basi che potremmo ricondurre alla tradizione giudaica, cristiana, insomma, che ha radici ovviamente nel mito degli angeli, dei demoni,
del combattimento tra forze demoniache e forze celesti, dove ci sono insomma elementi che fanno parte proprio delle radici, direi più giudaiche che quasi cristiane, perché ovviamente siamo ancora prima dell'era cristiana. E prendendo spunto da questa realtà, noi abbiamo già in testa una tradizione che più o meno fa parte del nostro background culturale, no? E quindi già da quello noi possiamo attingere alcuni elementi. Però cosa fa il mondo di Shadowhunters? Si inserisce in un contesto moderno che nella nostra realtà trova, come fanno in tanti, come ha fatto anche J.K. Rowling, eccetera, eccetera, trova delle fessure nei quali potersi inserire. Quindi prende la nostra realtà e inserisce addirittura una tradizione che noi già conosciamo in quelle fessure di realtà dove ci sono delle aree che non sono ancora state indagate e che quindi presentano delle aree oscure, quei dei punti di oscurità che noi possiamo rendere tramite la letteratura. E questo è quello che ha fatto Cassandra Clare. In generale, proprio il mondo di Shadowhunters, quindi dove ci sono queste Nephilim, che sono dei guerrieri che cercano di difendere un po' l'umanità dai demoni, che sono una razza superiore rispetto all'umanità, che però se ne prendono cura in qualche modo, che sono straordinari, eccetera, eccetera. Secondo me è comunque un concetto molto interessante. Peccato che non sia originale, anzi, ci sono diverse prove al riguardo. Clare trasse ispirazione per costruire il mondo di Shadowhunters da due fonti principali. La prima è Harry Potter, ovvero Shadowhunters, il mondo legato a Shadowhunters, con protagonisti proprio Jace e Clary, prende spunto da una fanfiction che Cassandra Clare aveva scritto per Harry Potter. Lei nasce come scrittrice di fanfiction, anche molto conosciuta e molto seguita su alcuni siti, e ovviamente ora non esiste più nulla di tutto ciò che è stato prodotto in passato, chissà perché. Noi troviamo delle analogie con la storia, che poi è diventata Shadowhunters, che sono allucinanti. In pratica, nella sua fanfiction, i protagonisti erano Draco e Ginny, e il resto è più o meno esattamente uguale a quello che noi leggiamo in Shadowhunters, se non con i personaggi, però, pensati da J.K. Rowling. E in pratica, Draco si innamora di Ginny, che però viene considerata inferiore, eccetera. Poi ci sono una serie di triangoli amorosi allucinanti, tipo Sirius, che sta con la mamma di Draco di nascosto. Vabbè, sono quelle cose che è meglio non leggere per la propria sanità mentale, però già allora cosa aveva fatto Cassandra Clare? Aveva preso gli elementi di base originali creati da J.K. Rowling e poi li aveva adattati alle proprie esigenze. I personaggi, per esempio quello di Draco, che erano stati concepiti in un modo e vengono praticamente purificati, quindi Draco diventa bellissimo, perfetto, estremamente intelligente, quasi privo di tutti quei difetti, e quelle inesperienze e quella sbruffonaggine che però ha anche il contraccolpo, come vive Draco dentro l'opera di J.K. Rowling, e lì, insomma, questi aspetti di debolezza vengono eliminati e emerge solo l'aspetto di sbruffonaggine, anche da bulletto di Draco, insomma. E nella nostra storia i protagonisti sono Draco e Ginny che si innamorano, che c'è questo triangolo con Harry Potter non ben definito, poi ci sono altri triangoli, poi ci arriviamo. E insomma, da questa storia nasce il mondo di Shadowhunters. E partendo dal presupposto che secondo me la fanfiction dovrebbe avere uno scopo diverso, dovrebbe continuare ad espandere in maniera molto fedele all'originale, un mondo che è già stato creato, cosa che la Claire non ha fatto neanche lì, ma quello forse è un difetto di scrittura, prende questi elementi, tra l'altro, per adattarli alle proprie esigenze, per costruirsi un proprio mondo, che poi evolverà ancora ulteriormente diventando il mondo di Shadowhunters. Quindi, partendo dai personaggi di J.K. Rowling e dalle dinamiche che già noi conoscevamo dentro J.K. Rowling, e poi adattandole alle proprie esigenze. Il problema qual è? È che poi anche questi elementi, come l'aspetto angelico, la guerra tra demoni e angeli, eccetera, sono stati presi da un'altra storia, anche se
Devo dire che, per questione di cronaca, Cassandra Clare è l'autrice di questa trilogia, che vi linko tutto giù, quindi poi se volete informazioni extra le potete trovare. Cassandra Clare ha raggiunto un accordo legale con l'autrice di questa serie, in modo che, arrivando a un patteggiamento, non andasse in causa e quindi non venisse accusata di plagio. E secondo me anche lì. Vabbè, ma queste sono considerazioni personali. Tornando alla questione di fanfiction, nella fanfiction che scrive Cassandra Clare ci sono i demoni, c'è una coppa mortale e anche tantissime quote in latino, che questo ci piace tanto. E ad esempio la scena del falcone di Jace, che credo sia una delle prime cose che uno si ricorda della storia di Jace, in realtà nella fanfiction era Draco che raccontava a Ginny che suo padre gli aveva regalato questo falcone, che lui aveva allevato e amato, e nel momento in cui il padre gli aveva torto il collo. Quindi in pratica noi partiamo da un mondo che sicuramente prende spunto non da un qualcosa di originale. I personaggi sono la somma, in maniera molto povera, di qualcosa che era già stato creato da un'altra autrice, a mio parere decisamente più capace. Però noi ci ritroviamo in questo universo che in realtà non è già un universo originale, che è stato preso addirittura con degli elementi da un'altra serie ancora, e nel creare questo mashup nasce l'universo di Shadowhunters. Secondo me queste due problematiche che vi ho posto, ovvero l'atteggiamento dell'autrice e la questione della fanfiction, in maniera carina, perché non saprei neanche come dirvelo in maniera più carina, sono già dei punti a sfavore di tutta questa serie, perché di originale risulta davvero poco. Però, passando oltre, quello che vorrei analizzare ora sono degli aspetti invece proprio di Shadowhunters che fanno parte in maniera molto pesante della serie, che secondo me sono estremamente problematici. Partirei dalla scrittura, dai temi, dai personaggi e dalle loro relazioni. Su quattro punti io andrò a analizzare un po' l'intera opera. Non tutta, mi concentrerò soprattutto sulla prima perché The Mortal Instrument è la serie che ho letto completamente dall'inizio alla fine, purtroppo. Per The Infernal Device ho letto facendo skimming, ve lo giuro, non riuscivo. E invece per la serie di Lady Midnight, che è The Dark Artifices, ho iniziato Lady Midnight, l'ho abbandonata a metà per la noia. Ma mi sono sempre informato su ciò che succede, in fondo credo che sia veramente facile reperire alcuni dati, e in più ho fatto veramente tanta analisi prima di parlarvi di queste cose che vi sto per raccontare. Perché così non mi potete dire, ma non li hai letti tutti. Più o meno li ho letti tutti, ma alcune sono cose funzionali, ovvero ad esempio per la questione della scrittura, io citerò soprattutto la serie principale, ma andrò a prendere ad esempio dei riferimenti sia dal prequel che dal sequel. Idem per la questione dei personaggi, perché alcune dinamiche si ripetono continuamente, della cosa che probabilmente a me dà più fastidio, ovvero trovo una mancanza di originalità assurda dentro tutta la serie di Shadowhunters, che per me è sintomo di pigrizia. Comunque, partiamo sicuramente dalla scrittura, perché su questo devo dirvi un sacco di cose. Allora, è vero che la scrittura è qualcosa di assolutamente soggettivo. Me ne rendo conto, nel senso che c'è chi piace una scrittura molto descrittiva, c'è chi piace invece quella scrittura, il tipo di scrittura che ha una mano molto veloce, eccetera, però secondo me a un certo punto non prendiamoci in giro, ci sono strutture e cose che per me sono essenziali per giudicare una scrittura buona o meno buona rispetto ad un'altra, che sono anche materie ovviamente di studio e che sono imprescindibili per criticare o meno un'opera, che sia in maniera positiva o che sia in maniera negativa. E a meno che l'intento dell'autrice o dell'autore sia quello di sperimentare, quindi decostruire o destrutturare completamente la scrittura tradizionale, eccetera, ci sono alcune cose che non possono mancare. In fondo, non tutti sono Carver, secondo me. Però, tornando a noi, soprattutto quando si parla di letteratura per ragazzi, io insisterò sempre: per quanto si possa semplificare la scrittura, noi abbiamo un modello che secondo me è imprescindibile, ovvero J.K. Rowling. Per quanto se la si possa tacciare di una serie di difetti, eccetera, la sua scrittura è estremamente ricca, scorrevole, ma anche
molto interessante, non è mai ripetitiva. E in questo, secondo me, pone un modello molto semplice anche da replicare probabilmente. Cosa che però in questa semplificazione, in questa scorrevolezza dagli autori young adult, spesso viene presa come si può scrivere anche male. Cosa che secondo me è inaccettabile. E devo dirvi che il mio problema fondamentale con la scrittura di Cassandra Clare, che a mio parere, e ripeto a mio parere, non ha un grande talento nella scrittura, è soprattutto nella mancanza di costruzione della frase, nella pochezza della costruzione della frase e ancora di più quando si tratta di dialoghi. Cioè, ciò che manca nella scrittura della Clare è qualsiasi appiglio con la realtà, soprattutto per quanto riguarda i dialoghi. A volte cerca di essere molto descrittiva, assolutamente ricca in quello che propone, però fallisce miseramente perché non è in grado né di restituire la profondità di quello che vuole trasmettere, soprattutto risulta molto retrodatata, risulta assolutamente fuori dal contesto del quale sta scrivendo e soprattutto risulta falsa, poco autentica, come se quello che stesse facendo sia uno sforzo per provare che può essere più profonda di quello che in realtà è la sua scrittura, è la sua storia e tutti i temi che affronta. Cioè, i dialoghi, soprattutto in The Mortal Instrument, dove non è giustificato in alcun modo questa struttura dei dialoghi, sembrano continuamente detti da persone che non vivono nella nostra epoca. E non mi riferisco solo agli Shadowhunters, perché noi potremmo pensare che questi dialoghi sono così pomposi, così articolati, così quasi shakespeariani e drammatici, perché gli Shadowhunters hanno un'educazione molto rigida, molto antiquata, no, non saprei dirvi. Ma il problema è che tutti i personaggi parlano così, tutti i personaggi a un certo punto sembrano un po' la stessa voce, no? Come se la costruzione della frase derivasse dalla Tempesta di Shakespeare, o come se tutto fosse molto artificioso. Oppure queste persone hanno letto tantissimi libri e non hanno mai avuto un dialogo se non con il muro, perché se no non si spiega, non è possibile. Cioè, se volete essere shakespeariani dovete averne anche l'autorità, siete dei poveretti che vivono a New York, quindi non è accettabile questo tipo di dialogo. Cioè, quella che manca è assolutamente la naturalità nei dialoghi e nei personaggi, che non li rendono per nulla autentici. Cioè, tra due ragazzi, soprattutto giovani, si instaura un rapporto dove si è molto confidenziali. Io non ho mai sentito parlare qualcuno con un sacco di interpunzioni, come se fosse una narrazione tratta da un passaggio di Byron. Cioè, non è possibile, non è realistica questa cosa, soprattutto quando due persone cercano di conoscersi. Ripeto, se questa cosa funzionasse solo tra gli Shadowhunters, non dico che la comprenderei, perché comunque hanno tantissime relazioni con il mondo esterno, non vivono chiusi in una bolla, ma sembra proprio che vivano in un'epoca molto distante. E tramite questo espediente probabilmente la Clare vuole elevare questi personaggi ad un'elite di un certo tipo, forse ci sto vedendo più di quello che in realtà è, però secondo me non è possibile che ci sia così poca autenticità nel personaggio. Poi spesso, visto che Cassandra Clare si rende conto di aver costruito un world building molto povero, cosa fa? Fa raccontare ai personaggi parte della storia, parte di quello che sta succedendo, per fare un po' di background, no? Ma lo fa in contesti assolutamente non realistici e da da what the fuck, cioè perché lo sta facendo. Cioè, per esempio, per spiegare cosa fa un demone e perché gli Shadowhunters li cacciano, fa spiegare a un cacciatore di demoni, quindi a uno Shadowhunter, tutta questa pappardella mentre combatte con un demone, che è forse il momento meno opportuno, meno realistico e dove hai minor tempo per dialogare di tutto il libro, ok? Quando invece potevi effettivamente tu hai bisogno di raccontare alcune cose, quindi puoi trovare dei momenti diversi. Ad esempio, io penso a quando Clary arriva nell'istituto, lei è costretta a chiedere domande, non sta capendo nulla, però capite, cioè
Poi ci sono delle incongruenze che emergono dalla scrittura davvero molto forti, secondo me. Il primo è una questione tematica. Gli Shadowhunters sono davvero molto razzisti nei confronti di tutte le specie che non sono Shadowhunters. Quindi parlo di vampiri, di licantropi, di fate, insomma, sono veramente molto razzisti, disprezzano moltissimo il diverso, tranne che per gli umani. Cioè, se noi li compariamo ad esempio, e anche qua c'è un'analogia con J.K. Rowling, ma in maniera molto sbagliata, secondo me, J.K. Rowling divide i maghi dai babbani, no? Quindi chi ha poteri magici da chi non li ha. E chi pensa all'essere puro sangue, cosa che succede ovviamente anche in Shadowhunters, essendo una fanfiction di Harry Potter, chi non ha il puro sangue degli angeli, quindi chi non deriva dalla stirpe degli Shadowhunters, viene considerato inferiore, quindi vampiri, licantropi, insomma tutte queste cose. Ma noi gli umani, che non ha senso, cioè non ha veramente senso, perché forse sarebbero i primi che non avendo alcun potere magico vengono considerati dei poveretti o comunque non avendo abilità superiori sono considerati dei poveretti. E infatti in J.K. Rowling, in Harry Potter, abbiamo la contrapposizione tra babbani e maghi. I babbani sono disprezzati dalla stirpe che anela al puro sangue e che vorrebbe tutti i maghi solo provenienti da famiglie, da generazioni e generazioni discendenti da maghi, proprio per sovrastare e comandare sui babbani, cosa che in Shadowhunters non ha senso, secondo me. Poi c'è tantissimo l'uso di stereotipi, cosa che io sopporto pochissimo, ovviamente anche in questo secondo me la trovo molto più povera rispetto a J.K. Rowling, perché faccio spesso analogie con questa autrice, perché ovviamente secondo me è una fanfiction venuta male di Harry Potter, e perché gli elementi in comune sono veramente sotto gli occhi di tutti. Cioè, ogni cosa corrisponde a qualcosa dentro Harry Potter, perché se no non si spiega come da una fanfiction si sia arrivata a una serie di 114.000 libri. Comunque, la questione degli stereotipi sull'Inghilterra, ad esempio, ce ne sono una quantità spropositata. In The Infernal Devices ce n'è una valanga che qualsiasi inglese, secondo me, si sentirebbe molto infastidito, perché sono proprio cose banalissime che possiamo leggere su qualsiasi racconto scritto da non inglesi sull'Inghilterra vittoriana, sull'Inghilterra di oggi, eccetera, eccetera. Davvero, secondo me anche questi sono tutti sintomi di una scrittura che non ha fatto ricerca, di una scrittura molto povera, di una scrittura che non è né ricca né immaginativa. Ed è così poco ricca e così poco immaginativa che, ad esempio, si ripete costantemente. Ripete determinate frasi e la costruzione di essa, perché è soggetto, verbo e qualcosa da attaccare, ma veramente persona fa qualcosa, persona fa qualcosa. Inutile descrizione. Molto roboante, è veramente una scrittura drammatica, appesantita, ma da elementi inutili, elementi che non creano ricchezza nella visione del world building, nella creazione del mondo che la Claire ci sta presentando, perché gli elementi noi li conosciamo già, siamo a Brooklyn, siamo in America, ci dobbiamo aggiungere quelle poche parti che mi raccontano il mondo degli Shadowhunters e tutto ciò che ci ruota attorno, ma lei non lo fa, cioè lei lo fa in una maniera estremamente poco realistica. E poi una cosa che secondo me è molto evidente è che la scelta delle morti nella sua scrittura sia palesemente colpire quello che meno interesserà al lettore, cioè non c'è un coinvolgimento emotivo. Sempre come connessione con Harry Potter, ad esempio, tutte le morti di Harry Potter per noi sono pesantissime perché cioè, come lettore, un po' non te le aspetti, o un po' forse le vedi arrivare, ma speri che non succeda, no? Ma J.K. non guarda in faccia a nessuno, perché sono tutti dei passaggi fondamentali che porteranno sia Harry, ma con Harry porteranno anche noi, dall'età infantile all'età adulta, che sono tutte le cose traumatiche che ci insegnano qualcosa di più. Quindi io le difenderò sempre, nonostante muora il mio personaggio preferito, perché il mio personaggio preferito di Harry Potter è Sirius Black e muore nel quinto libro. E per me è stato atroce. Non riuscivo a credere a quello che stavo leggendo quando l'ho letto, capito? E me lo ricordo ancora come un evento traumatico. Quando muore Cedric Diggory, per me sono momenti tragici. Perché per un lettore molto giovane, probabilmente, che inizia a leggere determinate cose, si rende conto che la vita è forse più crudele
di quello che ci si aspettava. Invece, in Cassandra Clare muoiono sempre quei personaggi che fondamentalmente sì, boh, mi dispiace, ma alla fine non me ne frega neanche niente. Perché non morirà mai un protagonista, non morirà mai una persona assolutamente fondamentale, e assolutamente rilevante nella storia per un motivo o per un altro. Perché non è quello l'intento, è un po' sempre quello di accontentare tutti, accontentare il lettore. Una morte rilevante non c'è. E questo secondo me è una grande pecca, perché fondamentalmente ha così tanti personaggi a disposizione che magari una morte poteva salvare almeno. Vabbè, oh, rispetto, perché almeno ha scelto di sacrificare un personaggio che doveva. Invece no, non lo fa mai. Muoiono sempre persone che, boh, sì, ce ne frega il giusto. E uno dei tanti motivi che secondo me si lega a questa questione del coinvolgimento emotivo è che a un certo punto tantissimi libri di Cassandra Clare, nella serie, sia in The Mortal Instrument che in The Infernal Devices, per non parlare di Lady Midnight, eccetera, eccetera, hanno bisogno del cliffhanger, nel senso che durante la lettura la scrittura della Claire, l'evoluzione della trama, eccetera, diventano anche parecchio noiosi o parecchio ripetitivi, oppure non c'è davvero un qualcosa che ti tenga legato alla trama, se non effettivamente il risvolto amoroso, che è l'unica cosa che esiste dentro questo universo, cioè questo universo è fatto di questioni amorose, il resto è solo contorno. Che non è in realtà così forte da tenere il lettore aggrappato alla storia, no? Al di là delle sottotrame personali e le varie relazioni, tu non sei così legato alla storia principale che se non ci fosse un cliffhanger alla fine di ogni libro, il lettore non avrebbe alcun motivo di andare avanti nella lettura. Cioè, perché il lettore dovrebbe continuare a leggere? Che non ci sono proprio motivi che ti tengono legati, però la Claire in ogni libro, ogni finale del libro, in qualsiasi serie si trovi, pone un cliffhanger, così tu sai che il prossimo forse lo comprerai. E queste secondo me sono una serie, perché cioè se dovessi parlarvi dei problemi di scrittura della Claire sono davvero enormi, sono una quantità esagerata e io mi rendo conto che sono tutti trucchi veramente molto pigri per riuscire a far andare avanti una storia. Ma se fosse un'autrice poco prolifica che ha scritto tra quattro libri, una serie, l'ha concluso, okay, sarebbe anche perdonabile. Ma il mondo di Shadowhunters è così espanso perché della serie principale ci sono cinque libri, di cui ovviamente due che secondo me non hanno motivo di esistere. Ci sono tre libri nel prequel o quattro, boh vabbè, e ora ce ne sono già tre nella nuova serie, non lo so, e in più ci sono tutte le storie, sottostorie, l'Accademia di Shadowhunters, eccetera, eccetera, che sono una quantità, secondo me, allucinante, una produzione davvero giga enorme, che però non ha giustificazione, perché basterebbe, secondo me, scrivere bene almeno questi, cosa che la Claire non fa. Ma comunque, passerei invece alla questione dei temi, perché su questo ne ho veramente tante da dire. Il fantasy in generale nasce come una rappresentazione della nostra realtà, ovviamente in una maniera diversa e che può esprimere decisamente questi temi e la sua rappresentazione in maniera esagerata, estremizzata, insomma, che però hanno questo richiamo che parla a noi e ci racconta qualcosa che magari non vediamo o difficilmente vogliamo vedere e che possiamo esprimere attraverso un'opera di fiction, un'opera di finzione. E in questo caso prendo sempre come esempio Harry Potter. Quanti sono i temi di Harry Potter? C'è cioè la questione della lotta interna che ognuno di noi vive tra il bene e il male, tra la luce e il buio, c'è la questione dell'oppressione, c'è la questione della libertà di parola, c'è la questione della famiglia, del significato di famiglia, c'è la questione della differenza tra le classi sociali, tra i ricchi e i poveri, c'è la questione della rappresentazione, ad esempio, del nazismo, c'è il puro sangue, il non puro sangue, il derivante da famiglia nobiliare, non famiglia. Insomma, i temi si sprecano in Harry Potter. In Shadowhunters, io davvero, giuro, fatico a trovarne qualcuno di rilevante. Perché ci ho pensato, davvero, ma ci ho pensato tanto, qual è la rappresentazione di alcuni temi dentro tutta questa serie? Per
Perché quando penso al significato di alcune azioni, al significato di alcune cose, mi sono seriamente chiesta, perché da un lato pensavo, vabbè, forse è la disposizione al sacrificio, che cos'è il sacrificio, eccetera, però alla fine anche tutti gli Shadowhunters che fanno parte dell'istituto hanno dei rendiconti personali, cioè cercano un qualcosa che arricchisca loro, arricchisca la loro posizione dentro, quindi non sono atti di sacrificio vero e proprio, è il loro destino, lo accettano, non lo combattono e non si pongono neanche domande. Quindi probabilmente parlare anche di questo è difficile, quindi io veramente ho faticato a trovare temi più alti, no? Più rilevanti, perché non posso neanche dire che l'amore vince su tutto, perché è una puttanata. E secondo me è qualcosa che salta tantissimo all'occhio a chi legge, forse non a tutti, perché magari alcuni di quelli che leggono sono molto giovani e se le porranno magari in seguito determinate questioni, ma io credo che in tanti se le chiedano. Quando noi leggiamo di questo mondo dove, che ha basi sulla cultura giudaica e cristiana, quindi dove c'è una struttura dove l'angelo ha una posizione predominante, si parla sempre di questo angelo, del sangue dell'angelo, insomma, di questa discendenza che deriva da questo potere soprannaturale, no? Però nessuno si pone delle vere questioni sull'esistenza di questo mondo, sul significato, sul mettere in dubbio anche l'autorità dell'angelo, per esempio, che sono cose secondo me lecite e che una persona che ha fede e segue pedissequamente anche le regole di una certa religione, ma anche non religione, però insomma magari si trova affine ad alcune visioni, ad alcuni precetti che provengono dalla religione. In questo libro nessuno si pone domande su nulla, cioè è una cosa che secondo me non è realistica, soprattutto quando hai una forte connotazione derivante dalla religione, come nel mondo di Shadowhunters. Anzi, dovrebbe essere proprio una questione che secondo me coinvolge soprattutto anche i più giovani, il fatto di voler essere un Nephilim, il fatto di avere un destino. Cioè, Jace a un certo punto si chiede anche, io non voglio essere un Nephilim perché non capisco perché questo deve essere il mio destino, ma poi finisce lì. Cioè, è un'esternazione molto estemporanea, un'esternazione che muore in se stessa. E per me questo è veramente molto difficile da digerire in un mondo che in teoria dovrebbe essere permeato di questa cultura. Cioè, l'angelo non viene mai messo in dubbio, gli aspetti divini non sono mai interrogati e neanche Clary chiede cose su questi aspetti. Cioè, Clary, che è nuova, dovrebbe fare milioni di domande su questi aspetti, ma come se nulla fosse, vabbè, che è Clary, quindi non è che ci aspettiamo molto da lei, ma non è realistica questa cosa. E secondo me queste domande che si pone il lettore, perché si trova un po' il lettore a dire, ok, ma questo mondo come è nato? Qual è l'autorità? Come viene percepito il divino? Perché tutta questa struttura segue ciecamente i dittami dell'angelo, eccetera, eccetera, sono cose che secondo me avrebbero molto arricchito anche il world building, avrebbero dato una visione molto più ampia dell'universo in cui ci andiamo ad inserire. Ma la Claire, secondo me, non se le è neanche poste queste domande, perché non era quello l'intento. L'intento era creare una serie infinita di relazioni amorose in cui il fantasy sta lì. Gli mette dei fiorellini attorno, le casette, le spade, carino, ok? Mettiamo le relazioni. Questa è l'opera della Claire, per non parlare delle diversità. E io su questo purtroppo insisterò moltissimo, perché è vero da un lato che Cassandra Clare è stata una delle prime autrici molto popolari a dare grande spazio a una relazione omosessuale e a inserire personaggi considerati diverse. Però è vero anche che il risultato di tutte queste cose, a mio parere, è davvero estremamente commerciale e basta, perché la diversità è inserita solo e unicamente per poter rappresentare, fare quasi una checklist, addirittura nell'ultima serie, nell'ultimo libro, se non erro, c'è un personaggio transessuale, che però viene introdotto in questo modo, cioè questo segreto di questo personaggio nel suo passato, un qualcosa di oscuro che nessuno conosce, sembra che, non so, ha fatto un genocidio, ha un frigo pieno di cadaveri, non si capisce quale sia, cioè questo segreto oscuro, un mistero che tra l'altro si trascina per
una grossa parte del libro e poi scopriamo che questo grande oscuro segreto è la sua transessualità. Che io non sono una persona trans, ma giuro che mi sento offesissima, perché se questo oscuro e grande segreto, mistero, eccetera, sia la propria identità sessuale, lo trovo anche parecchio offensivo. Perché proprio da un lato un po' illude il lettore che dietro ci sia un'altra trama che noi dobbiamo andare a scoprire, no? Perché ti viene presentato un grande mistero. E poi alla fine scopri che è l'orientamento sessuale di una persona, che tra l'altro, secondo me, è vero che è qualcosa di molto personale, che magari non tutti hanno piacere di sbandierare direttamente, ma magari dicono solo alle persone con cui hanno estrema confidenza e che non sempre la società è ben disposta a accettare, anche se è una parola orribile, ad accettare le persone transessuali, che per me è una cosa folle. Però, ad esempio, questo personaggio, questo mistero dietro che ce lo portiamo avanti per gran parte del libro, lo scopriamo, scopriamo che è una persona trans e automaticamente poi scopriamo anche che non avrà nessuna, diciamo, rilevanza negli intrallazzi amorosi che poi serviranno alla Claire per scrivere il libro, perché se no, fondamentalmente, che ci sta a fare a scrivere un libro dove non c'è un personaggio che serva in qualche modo a una relazione, a un triangolo, un qualcosa? No, non gli serve a niente. Quindi cosa fa Cassandra Clare? La mette in disparte, perché fondamentalmente non può avere alcuna utilità. E per me è l'ennesima prova che questo personaggio che rappresenta la diversità sia una tacchetta nella checklist della diversità, ok? Abbiamo la coppia gay, abbiamo il personaggio bisessuale, abbiamo questo, abbiamo il personaggio queer, ora ci mettiamo il trans, tac, li abbiamo segnati tutti. Quindi io sicuramente apprezzo lo sforzo di dare spazio a un sacco di personaggi che rappresentano la diversità. Dall'altro, però, io non posso neanche accettare che questi vengano sfruttati per guadagno. Bene, poi passiamo a, sempre riguardante i temi, alla questione dell'incesto e dell'abuso, perché in Cassandra Clare si sprecano le parole per descrivere la questione dell'incesto. Allora, visto che la questione dell'incesto è stato veramente fortemente criticato, finalmente, da un sacco di lettori, da un sacco di critici, eccetera, su Cassandra Clare, vi lascio giù nell'info box un link che rimanda a un suo blog post dove cerca di spiegare la questione dell'incesto e perché è presente l'incesto nelle sue storie. Per chi non avesse grande confidenza con la questione dell'incesto in Cassandra Clare, praticamente noi lo vediamo in almeno tre forme, se non quattro, tre, dai, tre. E quindi ennesima riprova che Cassandra Clare ha veramente poca fantasia nelle sue dinamiche, perché le dinamiche in tutto Shadowhunters si ripetono continuamente, ma proprio in una maniera. Visto che è una critica che molti hanno fatto, Cassandra Clare ha pubblicato un blog post su il suo blog, che vi linko giù, così potete anche leggere la sua opinione. In pratica, per riassumervi brevemente, nella serie principale di Shadowhunters esistono due relazioni, una presunta tale, ma lo sappiamo solo dopo tre libri, e l'altra invece in seguito, che presentano delle relazioni ovviamente incestuose, quindi tra fratello e sorella. In un caso però, per Cassandra Clare rappresenta il fatto di sbagliare nonostante il non rendersene conto, ok? E quindi il cadere in un errore veramente abominevole, pur non sapendolo, quindi indipendente dalla nostra volontà, e dall'altro invece l'accusa di hubris, ovvero questo personaggio che a tutti i costi tenta la sorella, lo fa proprio per sfidare gli dèi. E secondo me mi fa molto ridere questa critica perché è assolutamente attaccabile. Prima cosa, anche se nel primo caso noi abbiamo questa relazione incestuosa presunta, in realtà presunta un tubo, nel senso che noi solo alla fine del terzo libro scopriamo che assolutamente non è incesto perché non sono fratelli Jace e Clary, però noi assistiamo a una serie di atteggiamenti espliciti, amorosi, ci sono baci continui, ci sono eccetera eccetera, che romanticizzano assolutamente l'idea dell'incesto e per me è raccapricciante. L'incesto non può essere rappresentato in nessuna sua forma come un qualcosa di romantico, come un qualcosa a cui aspirare, no? La sola idea per me è. Ma per la Claire no, è l'ennesima cosa che può scrivere una cosa super trasgri e cioè, e risultare pure figa.
No, ve lo giuro, secondo me era capricciante leggere queste dinamiche, perché finché noi non siamo certi del fatto che non siano fratelli, assistere ai baci. Invece, nel secondo caso, questo personaggio, che ovviamente c'è sempre Clary di mezzo, perché se no, vabbè, con cui noi sappiamo assolutamente che è il fratello, quindi ne abbiamo la prova, la certezza, eccetera, eccetera. Questo personaggio, sin dall'inizio, viene presentato come un personaggio controllato, che ormai è annebbiato dal sangue demoniaco, e che quindi non ha una volontà propria, quindi non può scegliere di sfidare gli dèi e quindi farlo per hubris, che tra l'altro mi sembra veramente un concetto un po' troppo alto per tutto ciò che c'è dentro Shadowhunters. Comunque, e questa cosa dell'incesto, che poi in una certa maniera, perché in fondo anche la questione del Parabatai, ovvero di due Shadowhunters che hanno un legame praticamente indissolubile, molto forte, che li rende tipo legati per sempre, è un po' come una sorta di legame tra fratelli. Per me è inaccettabile che due fratelli in qualche modo provino attrazione l'uno per l'altro, che si arrivi sempre al punto, ed è un qualcosa che ossessiona Cassandra Clare in una maniera inconcepibile. Cioè, non riesco a capire perché lei ne sia così ossessionata, perché continua a proporlo come un modello affascinante, come se il rompere tutte le regole sia qualcosa di positivo. Sulle relazioni mettiamo un po' dei paletti, perché comunque ci stiamo sempre riferendo a un pubblico giovane, perché una persona adulta che legge Shadowhunters, ok, ma un ragazzo? E poi veniamo alla questione dell'abuso e delle relazioni, che secondo me sono davvero. Ve ne farò solo uno di esempio, perché secondo me è, ripeto, sempre nella serie principale, stiamo parlando sempre di Jace e Clary, che sono un po' il male assoluto, no? Tutto ciò che non dovrebbe esserci in un libro, ma difficilmente noi lo andiamo a accettare. Comunque, Jace e Clary hanno questa relazione che è proprio il compimento della relazione che non ha senso e soprattutto che è una relazione abusiva. Perché alla fine, prima cosa, la relazione tra Jace e Clary è una relazione che è fondata solo sull'aspetto estetico, cioè tra di loro non c'è un vero e proprio dialogo, no? Però ci sono aspetti e frasi che dice Jace che sono una cosa che poi verrà ripetuta, ripresa da altri personaggi, o concetti di relazione davvero ossessivo e maniacale, che per fortuna trovano ben pochi compimenti in altre produzioni, però che davvero, secondo me, presentano dei modelli allucinanti. Jace addirittura, quando praticamente scopre di non essere il fratello della benedetta Clary, le dice: a me non interessava né l'opinione degli altri né anche la tua, io ti volevo, una cosa del genere ovviamente, io ti volevo e tu dovevi essere mia. Non mi interessava neanche la tua opinione, cioè già qua io avrei preso e sarei scappata mille miglia, perché non è sicuramente una frase da dire a quella che poi tra l'altro è la tua fidanzata. Io fidanzata ti taglio la gola, perché queste non sono frasi che mi devi dire. Ma poi anche tutti gli atteggiamenti sono davvero, innanzitutto, molto abusivi, perché una persona che ama un'altra persona non si impone fisicamente, non si impone in maniera aggressiva sulla persona con cui ha una relazione. Sono modelli di relazione sbagliati. Romanticizzare, apprezzare e in qualche modo far vedere come positivi questi modelli è sbagliato. Io ne ho già parlato lungamente in un video che vi linko giù, che è sulle relazioni negli young adult, e che questo mi ha dato davvero tanti spunti, tanti spunti. Arriviamo addirittura a Clary, che arriva a essere molto accondiscendente nei suoi confronti, ad assecondarlo, e questo secondo me è un modello sbagliato che non dobbiamo rappresentare mai e non dobbiamo proporre come positivo. Quindi io ve lo giuro, non riesco a trovare il fascino dentro tantissime storie della Claire, perché c'è sempre questa sorta di potere, questa sorta di prevalenza verso un altro soggetto all'interno della coppia, c'è questa gerarchia molto scomposta. E non è solo Jace e Clary, è anche in tante altre relazioni. Allora, direi che per oggi la prima parte finisce qua, ma provo a mettervi nei prossimi giorni la seconda parte, dove vi parlo sia di personaggi che di relazioni dentro, anche se ve ne ho già un po' accennato.
dentro tutto il mondo dei Shadowhunters ed è gli ultimi motivi per i quali io non riesco davvero a concepire il fascino dietro tutta la saga di Cassandra Clare, di Cassandra Clare. Come già vi facevo nelle premesse, spero che questo sia un video che susciti più che altro un po' di discussione e che coinvolga il dialogo, non assolutamente gli insulti. Io non sto assolutamente insultando voi, esprimendo le mie opinioni, anche se la serie non mi è piaciuta. Se per esempio voi amate moltissimo questa serie, spiegatemi perché giù nei commenti piuttosto che arrabbiarvi, perché il mio intento non è di attaccare voi perché avete amato questa serie, non mi interessa, non è assolutamente questo l'intento di questo video, però quello che volevo fare io è puntualizzare perché alcune cose secondo me sono migliorabili, soprattutto se si parla di serie molto, molto, molto popolari. Che difficilmente hanno anche spazio di critica, e questo è un po' quello che cercavo di fare in questo video. Spero che possiate comprenderlo. E se come me invece non avete apprezzato la serie, ci vediamo giù nei commenti che sicuramente avremo un sacco di cose da raccontarci. Direi che spero davvero di pubblicare anche la seconda parte nei prossimi giorni. Seguite ovviamente il canale, se non l'avete fatto, iscrivetevi, attivate la campanella, eccetera, eccetera. Giù trovate tutti i link ad Amazon. E direi che per oggi è tutto. Spero di avervi tenuto compagnia e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!